necessità di volare ha portato gruppi animali tra loro molto differenti a sviluppare strutture simili, in qualche modo simili, che sono le ali o queste superfici alari. Bene, grazie a Francesco Tomasinelli per averci parlato un po' di questi animali, ma continuiamo a parlare del planare, dello spostarsi planando, perché ci sono anche persone, atleti che lo fanno, quindi anche l'uomo è riuscito, prendendo spunto proprio dal Pitagora dello zucchero, dal scoiattolo marsupiale volante, a capire come fare per planare davvero, planare non soltanto buttarsi con un paracadute, ma veramente riuscirsi a spostare da un punto A a un punto B planando. E ne parliamo in compagnia di Davide Masi del Barbazan Fly e di Mattia Fenati, sempre Ciao. Del Barbazan Fly. Benvenuti a Gheo, ragazzi. Grazie. Io devo dire che sono emozionatissimo, perché non mi sono mai buttato col paracadute, è una cosa che mi piacerebbe fare, ma questa è ancora più bella come cosa, ancora più divertente, perché veramente si ha la sensazione di volare. Voi usate questa tuta qua per volare? Esattamente, sì, noi usiamo queste tutelari qui perché il sogno dell'uomo è sempre stato quello di volare. Osservando sia la natura che se stesso, ha capito da subito che non poteva copiare il volo degli uccelli, ma ha dovuto cercare di simulare il volo del petauro, la planata del petauro. E allora hanno inventato queste tutelari, sviluppandole in modo tale appunto da poter planare buttandosi da altezze molto alte, non i 20-30 metri del petauro, ma buttandosi da altezze di 4.000 metri o giù di lì. Insomma. Qui stiamo vedendo un video già che ritrae, sì. Siete voi lì? Sì, qui siamo noi insieme a degli altri nostri amici e altri componenti del nostro team. E qui dove eravate? Sopra che eravate in Italia? Sì, qui siamo in Italia, qui eravamo sopra Ravenna. Sono alcuni dei filmati sopra Ravenna e altri sopra Molinella. Pazzesco, qui... questa è una formazione di più persone, quindi... Sì, qui è una formazione di più persone. Un bel gruppo comunque. Sì, ecco, qui invece simuliamo il volo in stormo degli uccelli, facendo delle figure predefinite e volando, ecco, appunto in formazione a 2 metri massimo uno dall'altro, cercando, ecco, di fare rombi, triangoli, insomma delle forme geometriche prestabilite. Quindi create anche delle coreografie in aria. Certo, delle coreografie con fumogeni. Volevo chiedere a Mattia invece, giusto per darvi anche un po' il cambio e raccontarci un po' tutte e due di questa vostra passione, come funziona la tuta. Lui sta facendo una cosa che non è quella di asciugarsi i capelli, ma usa un phon simulare come funziona la tuta in aria, no? Esattamente. Okay. Sì. Allora, la tuta innanzitutto è composta da un doppio strato di nylon. Ok, puoi spegnere, tanto diamo una porosità zero. Questo le conferisce durante la caduta, quindi una sorta di inflate, quindi un gonfiaggio da parte dell'aria attraverso queste bocche. Queste sono delle prese d'aria. Sono delle prese d'aria, ce ne sono anche nel bordo d'attacco delle ali. Permette di conferire un profilo alare. Questo consente alla tuta di avere un sostentamento, quindi la portanza degli aerei e quindi uno spostamento in avanti. Tanto mi raccontavate prima di iniziare la trasmissione che le tute alari iniziali non avevano questo tipo di gonfiaggio. No, erano monotessuto, erano molto più piccoline, ok? E soprattutto, come dicevi tu, non avevano il doppio strato. Sì. Questo comportava una grande resistenza e forza, sforzo fisico. Sì. Vedete che come un materassino da mare ha circa quasi 10 cm di gonfiaggio. Sì. E quindi, questo dà proprio sostentamento. Significa aumenta lo spessore, aumenta la portanza. Percepisci proprio questo cuscino d'aria. Presumo che sia anche un rapporto fra il peso della persona e la superficie, oltre all'aria. Sull'efficienza totale sì, ma influisce tanto, come vedi, anche la superficie della tuta. Certo. In passato le tute erano molto più piccole, avevano solo un piccolo, piccolo flap sotto all'ala. Sì, sì. Adesso dalla mano arriva quasi fino al piede. Sì, sì, copia veramente in maniera... Come ho letto, una piazza e mezzo. Copia veramente tanto il pattaggio del petauro, cioè la tuta alare, diciamo, naturale del petauro che abbiamo appena visto. Una cosa che volevo chiedervi riguardo a queste tute, l'ho chiesta anche a Francesco, poi parliamo anche di altri aspetti, ma la prima cosa che uno si chiede è, va bene, ok, tu plani, no? Plani, alla fine però devi fermarti. Ecco, qui a differenza del petauro che varia perché non c'è l'albero, no? Su cui tu puoi fare così. No, infatti, a me molti mi chiedo, ma Davide, quando usi le tute alare, usi anche il paracadute? Certo, bisogna usare anche il paracadute perché più o meno un'altezza di 1000 metri bisogna aprire il paracadute, che è quello strumento che ti dà la possibilità di atterrare in sicurezza. E quindi tu hai detto 1000 metri, quindi usate degli altimetri, degli strumenti, sì, che vi permettono di capire anche, vi dicono anche a che velocità state andando, riescono a dirvi o soltanto l'altitudine? Allora, ci sono diversi tipi di strumenti. Allora, quello che vedi
Esatto, questo qui è un altimetro, okay, analogico, quindi con una lanzetta che ti indica la quota sostanzialmente, okay, ed è visivo. E quello sta sul petto, viene montato qua. Okay. Quello sul fianco è un altimetro acustico che con dei segnali uditivi sonori ti dice alla quota... Guarda che devi tirare fuori il paracadute. Esatto, quindi quote prestabilite. Sarebbe meglio che... Sì. Esistono anche altri dispositivi collegati a GPS, sì, che tramite una mascherina, quindi un adapt display proiettato sull'occhiale, sì, ti dice anche la velocità di avanzamento, la prua e tante altre indicazioni, il ratio. Ecco, ti interrompo perché è un'altra cosa interessante di questo aspetto. A quanto andate? Che velocità si può raggiungere? Davide. Allora, un paracadutista normale in velocità, di velocità verticale, sì, fa più o meno 200 all'ora, un po', sì, di più. E di avanzamento praticamente nulla. Noi abbattiamo la velocità verticale da 200 e passo all'ora a 40-50 all'ora, cadiamo in verticale, ma sfruttiamo proprio queste superfici, sì, per poi trasformarle in velocità orizzontale e arriviamo a quasi 200 all'ora. Accidenti, è spettacolare, quindi, sembra praticamente come andare su una moto piuttosto veloce o in macchina, esatto, però esatto, in aria, quindi esatto, è veramente la sensazione. E dal punto di vista dell'adrenalina, voi immagino ci sia tanto la necessità di fare molti lanci col paracadute prima di... Certo, minimo sono richiesti prima 200 lanci col paracadute normale, sì, dopodiché si può approdare questa disciplina. Siete in tanti in Italia che praticate questo sport? In Italia siamo più o meno 40-50 persone che lo fanno. Già tanti rispetto, sì, a quello che è questo tipo di attività. Esatto. Una volta erano molto pochi, anche perché era considerato uno sport molto pericoloso, poi man mano andando avanti ci si è resi conto che insomma con la giusta educazione lo possono fare un po' tutti. Ecco. Bene, grazie ragazzi, grazie a Davide, grazie a Davide Masi e a Mattia Fenati, grazie per essere qui con noi, grazie al Barbazan Fly Club, quindi grazie a voi. Ora ci andiamo a vedere il prossimo filmato di Geo, guardiamolo assieme.